L'auto dei ragazzi è ancora, con cui sono arrivati da Udine, è ancora parcheggiata, come vedete, all'altezza dell'area di sosta. Dopo il recupero della giornata di domenica dei corpi delle due ragazze, proseguono a Premariacco le ricerche del terzo giovane disperso, Christian Casian Molnar. Complesse le operazioni anche per l'aumento del livello dell'acqua del Natisone. Eccolo il maltempo che torna a condizionare e parecchio le operazioni di ricerca, a rallentare il lavoro della squadra di soccorso. Ecco le condizioni delle acque del fiume Natisone all'altezza qui della forra del ponte romano, e poi già vedere che rispetto a ieri, mentre ieri erano più placide, diciamo verde, smeraldo e via dicendo, oggi causa la pioggia che è avvenuta nel corso della notte, come potete vedere l'acqua è più torbida. Sul raggio d'azione di 7 km a valle dell'ultimo avvistamento sono al lavoro oltre 50 vigili del fuoco a terra, in acqua e dall'alto con elicottero e droni, mentre una comunità intera e non solo una famiglia trattiene il respiro. E proseguono le ricerche, sono stati messi in campo tutti i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale, eccetera. Ci sono i droni che stanno utilizzando, sia della polizia locale, della protezione civile, dei vigili. Come potete vedere è arrivato anche l'elicottero dei vigili del fuoco da Venezia, l'elicottero Drago. Ci sono i mezzi dei vigili del fuoco, perché si sta battendo a palmo, stanno tra poco i tecnici del soccorso alpino, spelio alpino fluviale, scenderanno lungo la sponda per iniziare di nuovo la battuta verso valle, e nella speranza, come detto, di riuscire a ritrovare il ragazzo attualmente disperso. La situazione resta in bilico nonostante la doppia mazzata dei ritrovamenti delle salme, riconosciute in un momento straziante dai genitori all'obitorio di Premariacco e poi trasportata all'ospedale di Udine, come riferito dai nostri inviati già nel tardo pomeriggio di domenica. Ora ci si concentra su ritrovare Christian per togliere il peso dalle spalle della famiglia, anche se ormai il tempo trascorso è talmente tanto che è difficile, se non impossibile, pensare positivo.